Oggi vi propongo una ricetta con l'ingrediente principale la zucca, ma andiamo a trattare con alcuni ingredienti giapponesi, tra cui la soia, e un po' come fosse della carne, quasi uno spezzatino, un ragù, insomma. E infatti la prima cosa che vado a fare è lavorare la zucca, quindi vado a ricavarne la polpa cercando di creare una dadolata molto piccola. Nel frattempo che taglio la zucca a cubetti, vado a mettere in un tegame una punta d'olio di semi e uno spicchio d'aglio. Ricavo i cubetti dalla zucca. Una volta tagliata, prendo la zucca, inserisco in padella, alzo bene la temperatura e a questo punto inserisco soia, mirin, questa la faccio andare. A questo punto vado invece a fare una sorta di maionese, più che altro una salsa emulsionata, con mandorle, miso, una punta di aceto di riso e frullo il tutto con dell'olio di semi. Aggiungo anche un po' d'acqua. Ora questa la trasferisco in una boule e gli vado ad aggiungere una parte di mandorle sminuzzate e dei semi di zucca. Questa la teniamo da parte, controlliamo la zucca. Ok, ancora qualche minuto, quindi termino la cottura della zucca e procedo con l'impiattamento. Andiamo a farcire dei tacos classici, potete trovare in commercio oppure farli anche voi. Quindi andiamo a mettere sulla base un po' di salsa di miso. Ora vado a condire la zucca, che è quasi caramellata, con del peperoncino. E vado a riempire i tacos con la zucca. E vado a finire il tutto con dei semi di zucca e qualche germoglio di acetosella. Ed ecco qui, un'idea per un antipasto o un aperitivo, vegetariano oltretutto, quindi come sempre provateci, alla prossima, buon appetito!